Esistono luoghi nel mondo in cui basta alzare lo sguardo al cielo di notte e non credere ai propri occhi. Tutte le costellazioni, le stelle e... che altro? Beh, dipende da dove stai osservando il cielo. Un ottimo posto, per esempio, è il Parco Nazionale dei Ponti Naturali, nello Utah, Stati Uniti. Niente male anche la riserva della biosfera di Ron, in Germania. Ci sono poi il Parco Nazionale di Yoromote Ishigaki, in Giappone, e il Parco Naturale di Cherry Spring, di nuovo negli Stati Uniti. Come forse sai, le stelle che vediamo nel cielo non è detto che mentre le stai guardando esistano ancora. Sembra un paradosso, ma data l'enorme distanza, la luce impiega anni e anni per raggiungerci. La luce della stella Deneb, ad esempio, impiega quasi 3.000 anni per arrivare da noi. Quindi da Terra la vediamo com'era 3.000 anni fa. Più vicino a noi ci sono gli asteroidi, pezzi di roccia vagante, di varia forma e dimensione. Anzi, alcuni non sono nemmeno rocce, altri sono enormi. Il più grande è Cerere, un vero e proprio pianeta nano, che si trova tra Marte e Giove, nella cosiddetta fascia degli asteroidi. Per farti un'idea, se la Terra fosse grande quanto una monetina, Cerere sarebbe grande quanto un semino di salvia. Ti ricordi l'enorme asteroide che causò probabilmente la scomparsa dei grandi dinosauri? Ma come fai a ricordarla? Mica c'eri ancora. Ad ogni modo, quell'impatto fu una vera rarità. Gli asteroidi di solito si frantumano per l'attrito con l'atmosfera, formando sciami di piccole meteore. Ma quello era talmente grande e massiccio che arrivò ad impattare al suolo ancora tutto intero, con buona pace dei poveri dinosauri. L'asteroide che mise fine all'era dei grandi dinosauri aveva un diametro stimato tra i 10 e i 14 chilometri, più che sufficienti per fare un sacco di danni. Una volta entrato nella nostra atmosfera, un asteroide accelera paurosamente. L'impatto quindi è catastrofico. Se solo avesse rallentato in qualche modo, beh, oggi il nostro mondo sarebbe ben diverso e avremmo magari dinosauri domestici. O forse sarebbero loro a dominare ancora il pianeta. Non bisogna preoccuparsi troppo comunque, la gran parte degli asteroidi se ne sta buona buona nella sua fascia tra Marte e Giove, proprio come Cerere. In quella fascia sono stati individuati circa 200 asteroidi di grandi dimensioni, ma gli asteroidi sono tanti e molto diversi e non bisogna trascurare quelli più piccoli, anzitutto perché sono numerosissimi. Alcuni sono piccoli per modo di dire, visto che hanno diametri di oltre un chilometro. Ce ne sono però a milioni, larghi solo pochi metri o anche meno. Ogni tanto capita che un asteroide si avvicini troppo alla Terra e bisogna fare sempre attenzione. Osservarli può essere istruttivo e interessante, ma può succedere che precipitino a Terra e facciano danni. Come tenerli sotto controllo? Semplice, osservazione e previsione. Gli scienziati infatti sanno prevedere la traiettoria di ogni singolo asteroide nel Sistema Solare. Quelli la cui traiettoria può interferire con la nostra li si chiama NEO, cioè oggetti prossimi alla Terra. Il più grande tra questi aveva un diametro stimato di circa 6,4 km, ovvero quanto una settantina di campi di calcio. Davvero un sacco di campi da calcio! Più o meno una volta ogni anno, un asteroide grande quanto un'auto entra nell'atmosfera terrestre, la quale lo frantuma in breve tempo, riducendolo a quelle che forse conosci meglio come stelle cadenti. Che spettacolo! Nel settembre del 2017 la Terra è stata sfiorata per l'ultima volta da un asteroide molto molto grande. Il prossimo è previsto intorno all'anno 2057. Ma quelli piccoli invece? Quelli arrivano da noi ogni paio d'anni e hanno un diametro compreso tra i 90 cm e 2 metri circa. Il più piccolo arrivò nel 2008 ed era lungo appena una sessantina di centimetri. Insomma, davvero poca roba. Ma di quelli che sono caduti in passato, cosa è rimasto? Alcuni di quelli più grandi hanno formato enormi crateri da impatto. Il più grande finora conosciuto è il cratere Vredefort. È davvero immenso. Ha un'ampiezza di circa 290 km, praticamente la stessa distanza tra New York e Boston. Si trova in Sudafrica e l'impatto è stato datato a circa 2 milioni di anni fa. Ma se un evento simile si ripetesse di nuovo, ci sarebbe modo di evitarlo? Beh, potremmo usare i laser. Puntando laser abbastanza potenti verso l'asteroide, riusciremmo a deviarne la rotta. Oppure useremmo un attrattore gravitazionale, cioè un veicolo spaziale, ancora solo teorico, che orbiti attorno all'asteroide per deviarne la traiettoria.
Tutto questo è ancora fantascienza, però. Un metodo più spiccio sarebbe semplicemente colpire l'asteroide con veicoli spaziali, sperando di deviarlo o quantomeno frantumarlo e renderlo meno pericoloso. Ma supponiamo che l'impatto avvenga. Cosa sarebbe peggio? Che l'asteroide cadesse su una città o in pieno oceano? Il primo caso, naturalmente, farebbe danni devastanti, ma la città nel frattempo sarebbe stata evacuata. Gli abitanti avrebbero tempo per cercare riparo altrove. Non tutti nello stesso posto, si spera. Case, edifici, strade e monumenti comunque verrebbero rasi al suolo. Il vero problema, in caso di impatto su una città, sarebbero le violente scosse di terremoto, avvertite fino a grandi distanze. Poi c'è il problema degli incendi. Colpendo una città, gli incendi si espanderebbero rapidamente su un'area molto vasta, in modo incontrollabile. Magari anche città vicine e foreste intere andrebbero a fuoco. L'asteroide poi lascerebbe la sua firma, un enorme cratere d'impatto laddove c'era una città. Nel 1755 Lisbona venne colpita da un terremoto e da un successivo tsunami che finì per distruggere la città quasi completamente. Servirono anni per ricostruire la capitale portoghese, ma la tragedia fu un'occasione per ricostruirla ancora più bella e accogliente di prima. Vennero tracciati viali più larghi, progettati nuovi edifici e attratti nuovi investimenti. Se quindi un asteroide dovesse colpire una città e annientarla, potremmo seguire l'esempio di Lisbona e ricostruire tutto meglio di prima. Una città futuristica ed ecosostenibile. Una con grandi spazi verdi e piste ciclabili in quantità. Grattacieli più alti delle nuvole. Strade così perfette che il traffico diventerebbe un brutto ricordo. Marciapiedi e zone pedonali dove divertirsi. Una città prospera dove c'è posto e lavoro per tutti. Una città alimentata solo con energie rinnovabili, piena di gioia ed entusiasmo. Magari vedremmo cose che nemmeno possiamo immaginarci ancora. Che so, andare a lavoro o a scuola su una zipline, oppure centri commerciali sotterranei, estesi per decine di chilometri. O ancora, ponti o tunnel panoramici, sarebbe spettacolare. E tutte le consegne a domicilio effettuate dai droni. Magari un drone che ogni sera mi risparmia la fatica di gettare fuori la spazzatura. Nel peggiore dei casi, la città verrebbe abbandonata dopo il cataclisma e restituita alla natura. Gli alberi e gli animali tornerebbero a popolarla liberamente. Nel giro di pochi anni nascerebbe un intero nuovo ecosistema. La natura impiega molto poco per dimenticarsi di noi. Se l'asteroide invece cadesse in mare, lontano dalle coste, i danni sarebbero minimi. L'acqua assorbirebbe quasi tutta l'energia dell'impatto, un po' come quando tiri un sasso in uno stagno. Certo, ci sarebbe sempre il pericolo che l'impatto possa scatenare uno tsunami, come quello che rasa al suolo Lisbona. L'asteroide ad ogni modo potrebbe rivelarsi prezioso, ricco di sostanze e minerali pregiati, come oro, argento e platino, oppure metalli mai visti prima. Da anni la scienza studia un modo per estrarre metalli dagli asteroidi e riportarli sulla Terra. Ma per il momento costi e grattacapi dell'impresa sono proibitivi. Però, se un asteroide decidesse di precipitare qui da noi, le cose sarebbero molto più semplici. Per il momento speriamo che restino buoni buoni lassù nello spazio.